to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Benvenuti alla decima giornata di campionato, seconda categoria, Cirone C. Formazione Pedaia: Angelo, Bertagnoli, Girardi, Pancheri, Morandini, Gervasi, Franzoi, Chini, Piada, Zingari, De Paoli. Panchina: Zanoli, Tavonati, Trapin, Zardi, Dumeri, Erdiche, Oscar. Allenatore: Matteo Valentini, Guadalini, Erdiche, Maurizio. Partiti col primo tempo, possesso della Pedaia, che fa vari passaggi per il centrocampo. Passato indietro, lancia in profondità, ma per la palla la recuperano subito. Cerca di avanzare, ma la palla finisce fuori. Punizione Pedaia, fate Chini. Palla al centro, Connaci rinvia in profondità. Cerca di recuperare la Pedaia, ma arriva Girardi che la prende. Poi avanza in profondità, viene ribattuta e la palla esce fuori. Possesso Connaci in difesa. Avanza un po', passa al compagno ma recupera Franzoi. Può partire da Pedaia, passaggio ma riperde palla. Riparte Connaci, passaggio in profondità dall'attaccante. Non ci arriva e Angelo fa senza problemi. Funzione Connaci, palla al centro, top di petto, Connaci ne approfitta e la palla esce fuori. Ancora Connaci, punizione. Palla al centro, colpo di testa e l'arbitro fischia fuori gioco. Possesso Pedaia, lancia in profondità per Stringari, Pierchini che la recupera, cerca di difenderla, ma perde subito palla, cerca di recuperarla, ma l'arbitro fischia il fallo. Possesso Connaci, lancia in profondità, cerca di recuperare Pedaia ma perde palla. Quindi ancora Connaci, stop di petto. Contro la palla passa indietro, prova a avanzare per la palla, la recupera, riparte la Pedaia da Chini che la passa a Depa, ma perde una palla. Vanno avanti con Naci, passaggio, lancio in profondità, palla al centro, Tringari tiene possesso, lancio in profondità per Depa, lancio in profondità l'attaccante, ma recupera con Naci, c'è di Pedaia che cerca di recuperare, ma viene messo giù. Possesso Pedaia, Depa perde palla e poi ripartire con Ansel indietro, ma arriva Depa che recupera e da solo davanti al portiere, avanza un po', ecco il tiro e la palla esce di poco. Possesso Pedaia, Lurandini, passaggio per Gervasi, avanza un attimino, la passa a Bertagnoli, avanza per il centrocampo, lo passa a Chini, la fascia, cerca di passare a Depa ma perde palla, ma recupera Bertagnoli, cerca il lancio in profondità, viene ribattuto, recupera Chini, salta l'avversario, passa a Depa in profondità, salta l'avversario prendendo palla ma la recupera, passa indietro per Biada, stop il tiro e la palla esce. Rinvio Pedaia, recupera Connaci, lancio in profondità, recupera Lorandini, palla alta, vuole stringare per Deppa ma viene buttato giù, l'arbitro lascia proseguire. Recupera Chini, cerca di ripartire ma perde palla. Punizione Pedaia, palla al centro, rinvia Connaci, tira il gol di Lorandini, la palla finisce alta. Rinvia Pedaia, palla al centro, Connaci respinge, recupera Stringari, palla al centro, perdeva che prova l'acrobazia e la difensore anticipa. Faccio d'angolo Connaci, palla al centro, la palla rimane lì, prova e la palla esce fuori. Ancora Connaci, palla al centro, colpo di testa e la palla finisce in rete, 1-0 Connaci al 34esimo del primo tempo. Rimessa Pedaia, lancia in profondità
per Biada. Palla al centro per Defa, non ci arriva. Recupera Pancheri. Palla al centro, ma nessuno ci arriva. E Conazio rinvia. Possesso per Daia. Bertagnoli. Perde palla, ma recupera subito. Recupera Deppa. Un po' di contrasti per il centrocampo. Avanza un po'. Si salta l'avversario. Se salta un altro, viene buttato a terra. L'arbitro non sa correre. Punizione per Daia. Chini. Palla al centro, rinvia Cornacci. Recupera Franzoi. Cerca di partire ma perde palla. E Cornacci riparte. Possesso per Daia. Bertagnoli. Avanza un po'. Passa a Chini. Salta un avversario. Passa a Pancheri. Passa indietro per Chini. Prova il tiro ma viene fermato. Chini. Per Biada, subito a Deppa. Cerca di tirare ma viene fermato. Passa a Franzoi, ma viene fischiato il fuorigioco. Inizia il secondo tempo. Possesso con Naci. Lancio in profondità. Colpo di testa. Prova a tirare il volo, ma viene deviato. E riparte per Daia. Possesso con Naci. Passaggio in profondità. Cerca di stare l'avversario, ma recupera Stringari. Avanza un po'. Passa a Franzoi. Sulla fascia. Passa a Biada. Che salta due avversari. Lo passa a Chini, lo passa a Franzoi e l'altro fischia fuori gioco. Cornacci, possesso palla, viene buttato giù ma l'altro lascia proseguire. Riparte a Pedaia con Franzoi, salta un avversario, va per le vie centrali, passa per Deppa ma non ci arriva. Ripartire Cornacci, possesso palla, prendono palla ma recuperano subito. Colpo di testa, profondità, Girardi cerca di inviarla ma manca la palla, arriva l'attaccante. Prova il tiro e la palla finisce in rete al secondo minuto del secondo tempo. Punizione Cornacci. Palla al centro. Colpo di testa. La Pedaia rinvia. Riparte Cornacci. Prova il tiro, ma viene ribattuto. Cerca di recuperare Deppa. La riprende. Cerca di resistere, ma la palla esce fuori. Cornacci. Lancia in profondità. Recupera Girardi. Passa a Franzoi, non perde palla, recupera, viene messo giù ma l'altro lascia proseguire. Recupera Stringari, passa a Chini, avanza un po', prova il tiro, la palla esce fuori. L'invio di Angelo, colpo di testa, recupera Cornacci, dopo la palla, recupera palla Pancheri, prova a Girardi, la passa in profondità, colpo di testa di Biada, lo passa a Franzoi. Tiene palla, cerca di saltare l'avversario, viene buttato giù, l'altro non lascia proseguire. Recupera palla Franzoi, salta due avversari, va verso l'aria, prova a passare, perde palla, cerca di recuperarla, viene buttato giù, l'altro non lascia proseguire. Oscar, lancia profondità, ma viene ribattuto, recupera Rizzardi, prova il tiro e può tirare la palla in due tempi. Eccolacci, noi abbiamo Michelin! Michelin, che ce frega dell'Ornacci, noi abbiamo Michelin. Angolo Pedaia, palla al centro, la palla rimane lì, c'è un po' di confusione nell'area piccola, rinvia Cornacci salvando l'azione. Punizione Pedaia, batte Rizzardi. Palla al centro, che viene deviato, rinvia Cornacci, cerca di recuperare Gervasi. Prende, passa indietro per Bertagnoli, passa centralmente per Elliker che viene buttato giù e l'altro a proseguire. Recupera Oscar, passa dietro a Bertagnoli, arretra, retropassaggio per Girardi, controlla i compagni, lancia in profondità per Dorandini che sopra palla, salta due avversari, ecco il tiro, la palla entra in rete, 2-1 per Daia, 40esimo. Ecco qui tutti i risultati della giornata. Azio Giovo 3-3, Corioli Soltri 0-1, La Rovere Mezzocorona 2-0, La Pedaia Cornacci 1-2, La Rocco Durasiana 1-2,
Paganella, Mitrobada 3-3. A riposo la Solandra. Qui vediamo anche la sesta giornata, che vediamo Mezzocorona a 22 punti, Paganella a 20, la Pedaia a 18 e Mezzomare a 17, e a seguire tutti gli altri. Noi ci vediamo domenica 19 novembre alle 14.30 a Mezzocorona.